bells of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Semplice del mondo, praticamente carta velina e washi tape di tessuto, non so se si chiami così anche quello in tessuto, e questo è il pacchettino. Adesso ci sono altre due cose che vanno con questo regalo, vi faccio vedere invece cosa ho pensato di utilizzare. Ah, rieccoci, questo era un sacchettino di quelli che potete trovare un po' ovunque e piccolino, vedete, e ho messo il pensierino dentro e ho semplicemente aggiunto lo stesso tipo di chiusura, quindi di questo che quello che dicevamo prima del washi tape per chiudere la confezione, così da richiamare appunto l'altro pacchetto. Questo regalo è per un bambino, per un neonato, e quindi non voglio aggiungere altre cose, troppi fili o altra roba, soprattutto appunto perché, vi ripeto, devo metterlo poi in una busta gialla, non so ancora, non penso riuscire a spedire una scatola, e di conseguenza non posso allargarmi troppo con le decorazioni. C'è ancora un'altra cosa che adesso ho imballato e che adesso devo capire un po' come sistemare. Ecco qui, questa è la terza cosa che speriamo non si rompa, insomma l'ho avvolto un po' alla meglio. Ho fatto una caramellina, non è proprio regolare perché c'è una cosa qui, una punta diciamo, quindi dovevo fare attenzione a non farlo rompere, e ho sempre aggiunto questo wash e poi dei nastrini per chiudere la caramella. Ora dovrò cercare appunto una busta appropriata, ma secondo me forse sarà meglio una scatolina perché altrimenti si spacca. Eccoci, altro pacchetto che dovrà essere spedito in ulteriore busta gialla, eccetera eccetera. In questo caso ho utilizzato sempre la stessa carta velina, ho cambiato il washi tape che questa volta è, vediamo se si vede, a righe marrone, bianco e rosa, e ho aggiunto un tag, ovviamente dietro c'è il pensierino, e poi cos'altro? Ah sì, questo spago bianco praticamente chiuso come se fosse, vedete, in questo modo qui. E adesso vado a fare il secondo, che sarà molto simile, ma utilizzerò soltanto dei colori differenti. Allora, ecco l'altra versione. La carta velina base è sempre la stessa, cambia il washi tape anche in questo caso perché è rosa chiaro a pois rossi, e poi ho sostituito lo spago, quello bianco più sottile, con questo invece grezzo, ovviamente quello standard diciamo, e l'idea è sempre la stessa, quindi c'è la velina, c'è lo spago e c'è il tag con il pensierino, e adesso andrò ad impacchettare altre cosine.
Allora, siamo arrivati ad un altro pacchettino, questo è davvero piccolino, stessa carta. Ho utilizzato questo tipo di washi tape che avete già visto. In questo caso ho aggiunto un cuoricino in legno con un messaggino. Anche questo andrà spedito. Come vedete, insomma, con dei materiali semplici riuscite a fare delle cose carine, anche appunto se dovete spedirle, perché comunque mi rendo conto che diventa un po' più complicato fare dei packaging più particolari magari. Allora, la situazione attuale è questa: ho fatto questi quattro pacchettini, ho aggiunto anche quest'altro che è per un altro maschietto, e questi appunto andranno spediti domani in posta. Devo vedere un po' se ce la faccio con una bella busta gialla grande, insomma. Questa invece è l'altra situazione, appunto, questi altri tre pensierini. Anche in questo caso devo vedere un po' come spedire, perché con la busta non penso di farcela. E adesso nei prossimi giorni, stasera non riesco, impacchetterò gli altri che invece consegnerò manualmente, quindi magari potrò utilizzare qualcosa di differente, anche un pochino di più ingombrante. Ecco un altro tipo, una scatola quadrata, e ho deciso di fare questo tipo di composizione. Altri pacchettini nel caos più totale. Questo è uno, ve li faccio vedere in velocità. Cioè questo, mettilo a fuoco gentilmente, ok. Poi c'è questo più grande, con la carta oro, i dettagli in pizzo e il fiocchetto bianco. Questi sono due in realtà. Poi c'è questo qui. Sono tutti su uno stile molto simile, anche perché quest'anno non ho comprato cose per fare i regali, solo il washi tape, il resto erano tutte cose dell'anno scorso. Finire questo, che sono sempre due regali in una scatola sola. In cima ci ho fatto questo bel fiocco. Eccoli, tra poco andranno via, però, che li portiamo.